Salve brutta gente del web e bentornati su GameMag. Mi fa sempre più caldo. Sempre. Ho paura Bene, di sembra tranquillo. sapere quello che succede Sì. E qua. allora? No, forse no. Perché appunto ho visto molti gameplay Prodeus quod prima licentiae. che uscisse il Sembra un gioco. semplice codice. Per Dio e la libertà. Era il loro motto. Ci siamo persi tutti quei riferimenti al Vedo che ve paradiso. la siete cavata bene. Molto più che bene. Abbiamo trovato Libertalia. Libercosia? Libertalia. Pare che Avery abbia fondato la leggendaria colonia dei pirati. Beh, è più l'utopia dei pirati, insomma. Ok, ma il tesoro? Stando a quel che si dice, questo luogo forniva rifugio a centinaia, se non migliaia di pirati, e condividevano tutto: proprietà, risorse. Denaro. Conservavano tutto in un singolo deposito comune. Ma bene, quindi dov'è questo tempio dei pirati fricchettoni? Proprio qui. Su quest'isola, a nord-est di Kings Bay. Ma Rafe ne ha una copia. Sì, ma prima che riesca a decifrarla, noi saremo già in viaggio per Libertalia. Vedi? Il tesoro Sì, l'ho praticamente già vista Troia. questa parte. Come va il lavoro in Malesia, Nate? Mi sembri un pelino fuori strada. Elena, non è come sembra. Davvero? Perché a me sembra proprio che tu stia cercando il tesoro sepolto di Henry Avery. E dopo aver visto tutti quei soldati della Shoreline in città, sospetto che tu non sia l'unico a cercarlo. Vabbè, sì. Diciamo che allora è come sembra. Ma posso spiegarti? Ti avverto, sembrerà assurdo. Sentiamo. Per cominciare, questo è Sam. Sam Drake. Mio fratello. Mi spiace. Io pensavo fosse morto in una prigione di Panama. No, Nate. Ma chiaramente mi sbagliavo. È rimasto chiuso là per 15 anni e la colpa è mia. Il tizio che l'ha aiutato a uscire vuole un sacco di soldi e l'unico modo per pagarlo è il tesoro di Avery. Ma la buona notizia è che l'abbiamo trovato. È su un'isola al largo della costa. Ok, fermati. È mai esistito un lavoro in Malesia? Oddio, poveretta mo, lei non sa cosa credere e cosa no. Dai, aspetta. Non sa da Elena, quanto va aspetta. avanti questa Ti storia. capisco. Senti, avrei voluto dirtelo. Ti prego, smettila. No, davvero, ma non sapevo come. Non lo so, dicendomelo. Dovevo proteggerti. Sono stronzate, Nate. Non hai avuto il coraggio di affrontarmi di nuovo. Sapevo che avresti reagito così. E E invece tu come no. reagiresti? Tu mi hai mentito per settimane. Se ti avessero ucciso, non l'avrei nemmeno saputo. E ora hai anche un fratello. Ma chi sei tu? Andiamo. Sono io, sono sempre io. Questa volta è diverso. Oh mio Dio. Io devo salvarlo. Nemmeno mi importa del tesoro. Quel tuo sguardo quando sei entrato nella stanza. Se hai finito di mentirmi, allora smetti di mentire a te stesso. Io devo prendere un aereo. Questo è Tu fai quello sicuramente che credi. l'Uncharted più profondo di tutti. Se non parlo durante le cazzine è che non voglio rovinare i momenti. Anzi, non guardate la mia faccia sudata, che sennò ve le rovinate da soli. Ehi,
Che stai facendo? Vai subito da lei. Non possiamo fermarci. Beh, forse dovremmo. Ma che dici? Che forse c'è un altro modo per salvare Sam. Per esempio? Per esempio trovargli una nuova identità. Lo nascondiamo da qualche parte. È conosco gente... È stato in prigione per 15 anni. Non possiamo obbligarlo a nascondersi. Ok, bene. Ma tu vai da tua moglie. Sam e io partiremo per Libertalia. Sì, senza di me. Vi fareste ammazzare entrambi. Scherzi. Ragazzo, faccio questo mestiere da una vita. Posso ancora essere utile. Vuoi davvero renderti utile, Sullivan? Prenditi cura di lei. Come vuoi. Se posso aiutarti. Tranquillo. Fai le valigie. Sembra un po' più alto e irrobustito sul petto in questo Uncharted, Nathan. E qua torniamo all'inizio del gioco, se vi ricordate. Terra in vista. Certo, non in questo momento perché adesso è giorno. Però comunque usavamo questa barca, questo è sicuro. Che te ne pare, eh? Beh, sembra fantastico. Prendi un attimo il timone. Lo sai, con tutto questo correre e tentare di salvarci la pelle, non ci siamo mai presi un minuto per fermarci a riflettere su quanta strada si abbiamo fatto. Si buttano in acqua i tappi, non si fa. Se parti in Spagna. Poi ci muoiono i pesci. Assassino. Assassino di pesci. Senti, fratellino. Ti perdonerà, tranquillo. Se le porti un tesoro come quello, chi non lo farebbe? Se... Non lo so. Sai, forse ho tirato un po' troppo la corda. Si dicono ste cose. Non mi piaceva quello sguardo di Sam. Non mi piaceva. Ah, sinceramente l'immaginavo più grande. Di sicuro siamo nel posto giusto. Trovo un punto in cui si possa attraccare. Eh sì, se mi fate muovere. Ok, grazie. Allora. Beh, voglio dire, almeno c'è un'isola, giusto? Sì, almeno c'è un'isola. Cerchiamo segni di presenza umana. No, no, no. Più umana direi gigantesca. Okay. Certo. Forse in Battaglia è più cosa come una capanna su una spiaggia. Già, forse è una casa sull'albero. Forse Avery ha dilapidato la sua fortuna per bastire una caccia al tesoro e ha finito i soldi prima di costruire il Battaglia. Nathan, lassù. Dove? Quello è senza dubbio un segno di presenza umana. Piratesca. Sì, ma io dove posso fermarla questa barca? Provo a fare il giro qui intorno. Viaggi improbabili e folli ricerchi a parte, ed aveva catturato. Credo di dover trovare una specie di molo. Forse qui? Niente. Boh. Io provo a vedere se la barca ci sale. Ah, ma si può fare così. Vabbè. Aspetta, ho distrutto la barca. Allora andiamo prima di tutto su quest'isoletta qui che ci abbiamo davanti e poi lì dove avevano detto che c'era il segno di vita piratesca.
Nathan, guarda, è una nave. Ma andiamo direttamente qui. Aio. Sì, ma va un po' più veloce, ti prego. Adesso ci arriviamo. Vediamo anche qua sotto se non c'è qualcosa. Secondo me sta tutto qua sotto. Sì, decisamente. Ok, ah, era un tesoro e basta. Va bene. Ok, siamo arrivati, ragazzi. Sì, magari. Ecco, magari scendi dalla barca. Dobbiamo arrivare a quella torre. Sì. Non so da qui che visione ho. Tu resta qui, ok. Vabbè, c'è il ponticello. Bene, bene. Sembra una torre d'avvistamento. Ma tu riusciremo a vedere. Ok, saliamo. Quindi da qui dobbiamo scoprire dove andare. Sì, ma... Oh, grazie. Vediamo, vediamo. Perfetto. Da qui. Sam, di qua. Ok. Sali un po'. Grande. Forse ci siamo. Questo cos'è? Una specie di simbolo. Eh sì, questo l'avevo capito, grazie. Non so che sia Chevron. Arrow, vabbè, la freccia. Beh. La freccia di una bussola. Wow. Facile a saperlo. C'è una cosa che ho imparato da te. È premi ovunque. Guarda lì, lo stesso simbolo. Tra freccia. Scopriamo che cosa indica. Va bene, ragazzi. Andiamo. Andiamo, la barca è sotto di noi. Sì. Fammi vedere se non c'ho un altro modo per scendere. Perché spesso ci sono altri modi. No. Non arrivo manco a buttarmi in acqua, quindi niente. Vai, scendi così. Per favore vacci però lì. Vabbè. Allora, saltami qua. Potevo salire più in cima?
Ma va. Stupenda sta cosa, vabbè. Continuiamo a scendere. Di solito la strada era pilotata, invece qui si poteva arrivare sopra in due maniere. Molto carino. Allora, adesso a trovarla la freccia. Mica lo so dove stava. Mi pare di là. Perché penso me lo dica Sam se vado nella direzione sbagliata. Eccolo qua. Mamma mia, vabbè. Stavo andando. Un'altra freccia. Lì. Abbiamo lasciato la barca sull'altro lato dell'isola. Ah, mi sa che le devo seguire queste frecce. Sa che devo andare dove mi indicano. Adesso ci proviamo. Ehi, guarda, c'è un'altra freccia. Ma dove? Ah, ok, di qua. Perfetto. Infatti le stavo cercando. Però di quelle frecce non se ne trovano più, ragazzi. Oh, andiamo qui, andiamo qui. Probabilmente sono io che non le trovo, no, perché vieni, puoi scommetterci. Comunque sono abbastanza nascoste, diciamo. Cioè non sono piazzate in modo che le vedi per forza. Ok. Questo? Allora ve lo leggo. Un anno fa ero rinchiuso in una squallida cella a Panama con in mano una misteriosa croce di legno. Mi trovo sulle coste di un arcipelago disabitato nel mezzo dell'oceano indiano, sempre più vicino a portare a termine l'impresa ingiustamente negata al nonno Burns. Il capitano Derby e la sua ciurma stavano iniziando a dubitare di me. La morte del nostro quartier maestro nelle trappole scozzesi aveva minato la loro fiducia, così come le settimane trascorse a setacciare le montagne di Kings Bay, che credo sia quello che abbiamo trovato morto appunto nella puntata appunto in Scozia. Ma grazie alla guida sicura di Dover abbiamo trovato questo luogo misterioso e il loro morale ne ha tratto giovamento. Due uomini si sono ammalati di tifo e finiti in quarantena, ma gli altri stanno allestendo l'accampamento in attesa di esplorare l'isola. Ora che posso tirare il fiato, la mia mente corre a Claire. Mentre ammiro le bellezze di queste isole dimenticate, provo un briciolo di rimpianto per averla convinta a restare a casa. Questo mi ha negato di poter condividere con lei simili panorami. A presto ci rivedremo e sarà lieta di aver vissuto questa esperienza attraverso i miei racconti piuttosto che in prima persona. Stanotte riposeremo, se la sorte e la provvidenza ci assisteranno, entro la fine del mese saremo di ritorno con il tesoro di Avery, dritti verso la giusta gloria. Vabbè, c'è un po' di lore, diciamo. Beh, qua è la stessa cosa che c'è scritta, cioè c'è un solo leggi per tutto il foglio. Cavolo, Sam, l'ha scritta il nipote di Burns. Beh, può avere un senso. La croce a Panama era vuota. Forse ha seguito la nostra stessa pista. Sa cosa ci racconterebbe? Beh, i morti non parlano. Mi riposa in pace. Ok. Però comunque non era qui che dovevamo andare, ragazzi. Abbiamo fatto il giro dell'isola, ragazzi. Ok, allora mi sa che dobbiamo seguirle di nuovo quelle frecce, un po' meglio stavolta. Lì vedo una sorta di grotta. Però comunque non so, dobbiamo seguire queste frecce. Quindi ci dicono di andare dritti più o meno per di qua. E così. Vediamo se qua ce ne sta qualcun'altra. Se c'è qualcosa. Ragazzi, c'è un tesoro. E sinceramente non è tanto il tesoro che mi interessa quanto di trovare un posto per andare avanti. Pensavo infatti di dover andare avanti di qua.
Vediamo un po'. Allora. Tuffo. Mamma mia, che botto. Però la fotocamera si è interrotta di nuovo. Purtroppo. What? Oh, si è stancato il gioco, ha detto: senti, basta, entra nella caverna. Mai stufato, non riesce a trovare il posto dove devi andare. Ti è, te lo dico io. Vabbè. Ok, ragazzi. Allora. Caverna segreta, scale. Sembra promettente. Molto. Allora. Purtroppo continuerò senza fotocamera perché l'ho già riavviata moltissime volte, ma è purtroppo un po' surriscaldata, diciamo, quindi non posso continuare a registrare. Dovrei aspettare le ore ed è troppo tardi, ragazzi, mi spiace. Ok, devo salirci con la barca. Vai. In fondo al mar. In fondo al mar. Papara papara verrà. In fondo al mar. Andiamo. Una figata colossale. Cosa? Arrampicarsi quassù? Certo, arrampicarsi sulla scogliera di un'enorme e segretissima isola pirata. Sì, come no. A me sembra una figata da paura. Vai, su, su. Grande. Ok, e anche questa è fatta. Ehi, aspetta. Ancora cercando di non sfracellarmi a terra. Benissimo. Per la miseria, Avery non era tipo da sobrietà e sottigliezza. Ragazzi. Beh, hai so, che stai. Posto. Andiamo. Bene, ragazzi. Io direi che questa puntata può terminare qui. Con questo splendido panorama. E noi, come al solito, ci vediamo insieme a Nate dopodomani su questo canale. Ciao, brutta gente del web. Marco.